Ed ecco a voi il video curriculum di Barney.com. Oh, buongiorno. Barney Stinson, lei ha raggiunto un grosso successo negli affari, nell'atletica e nelle relazioni personali ed è stato di ispirazione a molte persone. Sei sempre tu. Sei tu che intervisti te stesso, Barney. Ma come diavolo faccio a essere io? Quel tizio è francese. Quali consigli darebbe ai suoi numerosi ammiratori che vogliono realizzare al massimo il loro potenziale? E quest'altro invece è tedesco. La prima cosa che vorrei dire riguardo al successo è che non ti piove mai dal cielo. Molta gente associa il successo al denaro e al potere, ma in realtà è uno stato mentale. Dovevi essere in sella a una moto per dirlo. Per quello che riguarda il successo, l'unico limite è che non ci sono limiti. Sai anche stare vicino a un cavallo, straordinario. Scusa, ma non capisco. In questo video non fai un beato accidente. Proprio così? È ciò che vogliono le aziende americane. Persone che sembrino pronte ad affrontare qualunque rischio, ma che in realtà non facciano mai niente. Anzi, se fanno davvero qualcosa, le licenziano. Tra l'altro, sto scrivendo un libro che parla proprio di questo fenomeno. Davvero? Scrivi un libro? No, perché sarebbe fare qualcosa, ma mi ascolti! Per tutta la vita ho sfidato i miei limiti per sorpassare il confine del possibile. E dunque fino all'impossibile? A essere precisi, più oltre ancora. Fino al punto in cui ciò che è possibile e l'impossibile si mescolano e si trasformano nel possimpibile. Il possimpibile? Sul serio? Inventare nuovi termini denota creatività e ispirazione. Ispirattività! E se posso lasciarvi con una massima, ecco qual è. Nella vita, niente e ogni cosa è possimpibile. Ma sei tu quello che... Ti sei messo a cantare una canzone su te stesso? Assolutamente no, è troppo da spiegato.